ciclo 8, motore a scoppio 4 tempi. È un ciclo termodinamico, un motore termico, reversibile in linea di principio, formato da 6 trasformazioni. Nell'ordine: una espansione isobara, una adiabatica di compressione, una isocora di riscaldamento, un'altra adiabatica di espansione, un'altra isocora di raffreddamento e quindi infine una isobara di compressione. Quindi le 6 trasformazioni sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ma di fatto le trasformazioni che racchiudono il ciclo sono solo 4 e sono le 2 adiabatiche e le 2 isocore. Vediamo i movimenti del pistone. All'inizio il pistone si trova nella situazione di volume minimo, VA. Siamo nel punto A, nello stato A, e il pistone indietreggia facendo entrare la miscela aria-benzina. Quindi il pistone si sposta fino al volume B. Questa fase infatti si chiama aspirazione, perché il motore aspira la miscela aria-benzina che va dentro appunto al cilindro nel quale scorre il pistone. L'aspirazione avviene alla pressione atmosferica perché c'è un collegamento aperto tra la parte interna del cilindro e la parte esterna dove c'è l'ambiente a pressione atmosferica. Infatti, per permettere l'ingresso della miscela si apre la valvola di aspirazione, quindi c'è questo vaso comunicante tra l'interno e l'esterno, per cui la pressione all'interno è uguale a quella atmosferica esterna. Per questo motivo è una isobara dove la pressione del gas è uguale alla pressione atmosferica esterna. Il vero e proprio ciclo inizia a partire dallo stato B, perché si chiude la valvola di aspirazione e quindi il pistone torna indietro, schiaccia il gas, lo riporta al volume minimo. Ma stavolta la miscela non può uscire perché il cilindro è stato chiuso, sigillato. Perciò aumenta la temperatura e anche la pressione di questo gas, il gas è la miscela aria-benzina. Questa trasformazione può essere ben schematizzata come una adiabatica BC. Quando il pistone è tornato indietro fino allo stato C, al termine della compressione adiabatica, viene innescato lo scoppio del combustibile, cioè del carburante, cioè della miscela aria-benzina, attraverso una scintilla che viene fornita sincronicamente con il ritorno indietro del pistone. Così la miscela si incendia e aumenta improvvisamente di pressione e di temperatura. Questa accensione del carburante è la fase CD, cioè l'isocora di riscaldamento. A questo punto la grande pressione che si è venuta a creare all'interno del gas spinge violentemente il pistone in avanti e quindi produce l'espansione adiabatica, dove il gas non scambia calore con l'esterno allo stesso modo in cui non lo scambiava prima durante la compressione adiabatica. Questa è l'espansione adiabatica DE, con la temperatura che va diminuendo. I colori non sono casuali, ma li ho messi apposta per rappresentare le temperature. All'inizio la temperatura è la più bassa di tutte nello stato A, poi piano piano si scalda arrivando in B, poi si scalda ancora in C e si scalda ancora in D, quindi il colore diventa sempre più rosso. Il momento dell'accensione, quando il gas arriva nello stato D, è il momento di massima temperatura. Dopodiché da D a E la temperatura si abbassa durante l'espansione adiabatica e si abbassa ancora al termine dell'espansione adiabatica, quando il pistone per un attimo rimane sempre fermo al suo massimo volume, e si abbassa ulteriormente la temperatura attraverso questa trasformazione isocora di raffreddamento EB. Infatti vediamo che la temperatura si abbassa. A questo punto si apre la valvola di scarico, il pistone torna indietro e elimina i gas ormai residui della combustione. La fase di scarico è BA, è di nuovo un'isobara a pressione atmosferica. A questo punto siamo tornati nello stato iniziale A e il gas è pronto per prendere una nuova quantità di miscela aria-benzina attraverso l'aspirazione e quindi il ciclo ricomincia. In realtà il vero ciclo, abbiamo detto, è fatto da 4 trasformazioni sole. In totale però le trasformazioni sono 6, perché c'è anche l'aspirazione e lo scarico, cioè le due isobare. I movimenti del pistone invece sono 4, perché il pistone subisce una diciamo un'espansione, poi una compressione, poi di nuovo un'espansione e una compressione, quindi abbiamo
quattro movimenti del pistone, li vediamo anche qua. Il pistone si allarga, poi si stringe, poi si allarga e poi si stringe. Quindi si allarga durante l'aspirazione, si stringe durante la compressione adiabatica, si allarga di nuovo durante l'espansione adiabatica e si stringe durante lo scarico. Perciò sono quattro movimenti del pistone, motivo per cui si chiama motore a quattro tempi. Si chiama anche motore a scoppio perché la forza motrice è generata dallo scoppio del carburante, del combustibile. Si chiama anche motore a combustione interna perché la combustione avviene all'interno del cilindro, a differenza di altri cicli termodinamici come per esempio quello di Stirling, dove invece la sorgente di calore si trova all'esterno del cilindro. Qui la sorgente di calore è all'interno e è data appunto dall'accensione della miscela aria-benzina. Qui ho riportato i quattro tempi: aspirazione, primo tempo, o secondo tempo, compressione e anche l'accensione della miscela, terzo tempo è l'espansione adiabatica oppure scoppio ed espansione adiabatica, quarto tempo è la fase di scarico. Quindi riepilogando, 6 trasformazioni, 4 movimenti del pistone, 4 tempi, e a complicare le cose questo ciclo si chiama 8 perché l'inventore è stato un tedesco, Nikolaus Otto.